Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui a Pianeta Hobby, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con un nuovo spacchettamento Yu-Gi-Oh! Ragazzi, oggi è uscito un nuovo mazzo, ondata di luce starter deck, eccolo qua, faccio vedere anche qua sopra. Allora, cos'è? È un mazzo ovviamente luce, giustamente, e praticamente hanno ristampato un paio di carte vecchie, che ai tempi c'erano i Parshat, se non sbaglio, sì, che sono sempre questi qua. Praticamente li hanno rigiornati, modificati, hanno fatti nuovi, diciamo così. Allora, questa è la scatoletta che vedete qua sotto, è un mazzo, questo fatto è un mazzo fatto così. Qui dietro abbiamo la lista che adesso poi andremo a vedere. Ok, allora qui dietro abbiamo ovviamente il link per scaricare il gioco, quello online di Yu-Gi-Oh! Che è abbastanza carino, ci ho giocato, ma bisogna shoppare per fare qualcosa come al solito. Poi abbiamo qua sotto la lista delle carte. Qui abbiamo 36 carte comuni, poi abbiamo 3 carte super rare, 2 carte ultra rare, un segnamostro e una introduzione introduttiva per vedere magari le combo del deck, come si gioca, eccetera eccetera. Qui abbiamo tutta la lista. La lista non stiamo neanche a leggerla perché tanto adesso andremo ad aprirla, quindi andremo a leggere carta per carta. E qui c'è una mini descrizione che vabbè, a noi non ci interessa. Qui abbiamo la carta principale del deck e niente, andiamo a aprirla ragazzi, andiamo a estrarre. Abbiamo questa nuova cosa che hanno messo per non far muovere il deck, andiamo a estrarla, tiriamo fuori il tutto e il deck è questo qua. Andiamo a vedere magari il tappetino prima, eccolo qua, il solito tipico tappetino di carta praticamente, eccolo qua. Poi abbiamo la guida introduttiva che dicevamo prima, con tutte le mosse, come si usano gli Xyz, i Pendulum, eccetera, eccetera. Che giustamente non ci interessa. E quello che ci interessa a noi è questo qua, il deck. Allora, adesso andiamo ad aprirlo. Ok, qui c'è il pirulino per girarlo. Bene, abbiamo come al solito il biglietto da visita nel due link per scaricare il giochino che ho detto prima. Andiamo a metterlo lì e ora andiamo a vedere le nostre carte. Abbiamo Eva che è una fata, 500 d'attacco, 200 di difesa. Questo è nuovo, hanno Adamo ed Eva, manca Adamo praticamente. Allora, poi abbiamo Parshat, arcicavaliere volante sacro, 2008 d'attacco, 2003 di difesa. E queste sono tutte le carte, quelle principali, nuove, super, ultra rare. Valchiria, angelo potenziato, il sacrario di Parshat, un'altra nuova rinascita di Parshat, e queste erano quelle tre famose super e due ultra rare che troviamo sempre nel deck. Poi qui abbiamo Minerva, studiosa del cielo, Neo Parshat, paladino del cielo, Parshat, cavaliere volante, questa è una carta vecchissima, l'hanno vista buttata qua dentro. Meltiel, anche questa è un'altra di quelle, angelo meditore, Artemis, Lairad, Ariadne, questa è una di quelle nuove, Arcisignore, è vecchissimo questo qua ragazzi, Arcisignore Christian è tanta roba, Venere, Atena, Teitis, Ecatrice, Gallenduo, questa qua è addirittura Secret se non sbaglio, l'hanno fatto comune, Evocatore nuova, anche questo qua doveva essere Secret, l'Onesto che ormai vabbè, Onesto, mazzo luce se non c'era, era impossibile che non poteva esserci. Rado della luce arancione, rado della luce verde, rado della luce viola, luce guida, questo non l'ho mai vista ragazzi, vediamo un po'. Sì, sembra forse darsi una nascosta che l'ha ristampata, può essere, però non mi ricordo, magari anche pure nuova questa qui, non l'ho mai vista. Spiritello DD, Anewata, adesso i mostri sono praticamente finiti, sono di tantissime, direi che sono veramente tanti, andiamo a contarli, sono 5, 10, 15, 20, praticamente 25 sono solo mostri. Poi abbiamo una carta magia trappola, quella super, che poi andremo a vedere quante sono in totale. Il santuario del cielo, carta del cielo, trasformazione celestiale, il Valhalla, legame dei compagni, questa è nuova. E le magie sono già finite, le trappole, le magie sono finite, e sono in totale 6 magie. Poi di trappole abbiamo questa qua che andiamo a rivederla, il giudizio, discesa miracolosa, serfing sintetico, punizione divina, corruzione oscura, ovviamente, avvertimento solenne,
provvidenza finale, caduta fatale, richiamo e poi abbiamo il nostro segno mostro, che è molto carino, sembra il boccioloco di Harry Potter. Ok, abbiamo in totale 3, 3, 6, 9, 10 trappole. Allora, che non è male. Allora, abbiamo tantissimi mostri, ragazzi, sono veramente tanti rispetto agli altri mazzi. Di solito c'erano, secondo me, un po' di meno rispetto alle magie e trappole. Piccolissimo riassunto. Allora, questa qui ormai è distrutta, però la scatola era andata a luce. Starter deck, qua dietro abbiamo la descrizione di tutte le carte, il link per scaricare il giochino, eccetera eccetera. Questo è tutto il mazzo che avete appena visto. Poi abbiamo questo bellissimo tappetino di carta, sì, che tra l'altro dietro, ragazzi, non ho fatto vedere, ma qua sotto ci sono, diciamo, le combo principali per evocare il Parshat, quello più grosso, quello che c'è nell'immagine qua. Praticamente sono le combo del deck. Poi qui abbiamo altre informazioni su altre bustine, quindi codice isolante, distruzione, quelli di spirito, che è l'ultima che è uscita per ora. Questo tappetino. E poi abbiamo le istruzioni per chi non sa ancora giocare, quindi basta leggere un attimino questo qui e sapete già come si gioca praticamente voi. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo spacchettamento di Yu-Gi-Oh! Bella raga! Swag, swag, white boy swag.